Buongiorno a tutti e benvenuto in questo nuovo vlog. Oggi bellissima giornata in quel di Napoli. Già ho fatto tante cose, ho fatto il letto, guardate com'è bello, l'ho fatto io. Poi è tutto bello e sistemato, anche io mi sono vestita e adesso devo andare a pranzare. Però vi volevo dire una cosa, nel video Get Ready With Me che avevo fatto, in cui avevo parlato del fatto delle aziende eccetera, in tante mi avete detto una cosa che non è vera, il fatto del fondotinta, mi avete detto in tantissime che era un colore sbagliato, che mi faceva il viso aranciato. Adesso io non so perché, forse era l'effetto in quel momento della videocamera, non lo so. Adesso qua non c'è la luce, infatti il lampadario è spento, c'è solo la luce naturale. Come potete vedere l'effetto, adesso c'ho sempre un trucco simile a quello, solo che ho messo un rossetto nude. Però è simile a quello del Get Ready come trucco, sempre molto semplice, come mi trucco io molto poco, insomma, molto poco, poco, mi trucco poco, non molto, vabbè. Comunque, come potete vedere, c'è sempre il fondo minerale, l'effetto comunque è bello ed è naturale, insomma, il colore è adatto al mio viso, quindi vi volevo soltanto dire questa cosa. Io poi non capisco perché nei commenti, io veramente leggo i commenti, accetto tutti i commenti, però una cosa che un po' mi dà fastidio, lo devo dire, quando le persone commentano un po' come le capre, si può dire, cioè dice una cosa a uno e tutti quanti, sì, quello, cioè basta che il primo dice un commento, sì, quel colore, quindi praticamente in quel video è il colore del fondotinta, guardate qua com'è bello il mio fondotinta. Quindi questo è tutto. Ah, e poi volevo dirvi anche un'altra cosa, nel video vlog, visto che io, diciamo, ultimamente non perdo tempo a rispondere ai commenti, alle polemiche, agli insulti eccetera, preferisco rispondere alle cose nei video, non so se avete notato questa cosa, perché nei commenti questo battibeccare di polemiche e cosa, non lo so, lo trovo un po' fuori luogo, insomma, non mi ci metto a fare, però voglio insomma dire questa cosa. Nel vlog di Lidl, riferimento al vlog di Lidl che ho caricato qualche giorno fa sul mio secondo canale, mi raccomando, se ancora non siete iscritti iscrivetevi anche al mio secondo canale e seguitemi anche lì. Prima di tutto c'è stato detto che io avevo aperto, non mi ricordo cosa avevo mangiato, e non si fa, ma io quelle cose però le ho pagate, ci tengo a dire che comunque anche se mangio qualcosa, a volte ho sete e bevo nel supermercato, perché a volte capita anche di stare 2-3 ore nel supermercato senza scherzare, perché faccio spese molto lunghe, bevo, però poi pago anche la bottiglina finita, gli snack, tutto quello che compro lo pago, insomma, quindi ci tenevo a specificare questa cosa, anche se pare ovvio, però insomma ci tenevo a dirlo. E poi un'altra cosa, il fatto della frutta secca, che io ho detto, cioè sono cose proprio stupide, però mi sento un po' stupida a doverle specificare, però finché la gente lo dice io mi devo un po' abbassare al loro livello. La frutta secca, che praticamente avevo detto il fatto dell'uvetta che c'era nella frutta secca, e mi hanno detto sei un ignorante, fai schifo, ti odio, beh, cose proprio assurde, perché anche l'uvetta e la frutta secca non lo sai, informati, stronza puttana, vabbè, ci sta sempre bene un stronza puttana. No ragazzi, perché praticamente ovviamente non mi rivolgo al pubblico di persone dotate di intelligenza, perché si sa, è una cosa ovvia, però a quelle persone che l'hanno detto io lo devo dire, perché forse non lo sanno, che una cosa è la frutta secca, che sarebbero mandorle, noci, ad esempio anacardi, nocciole, e una cosa è la frutta essiccata come l'uvetta, i fichi, cos'altro, le prugne, insomma tutta la frutta essiccata hanno valori nutrizionali molto diversi. Quindi se io compro frutta secca come mandorle, nocciole eccetera, è perché io voglio assumere proteine, perché contengono una grossa quota di proteine e di grassi buoni, quindi che fa molto bene. Quindi io ad esempio nel mio piano alimentare ciò che mi devo mangiare, ad esempio 20 grammi, 10 grammi di frutta secca, è perché devo assumere appunto proteine e grassi, questi contengono. Invece la frutta essiccata come l'uvetta, che perciò per me non c'entra, io me la scarto, perché l'uvetta invece contiene zuccheri della frutta, è frutta essiccata, non è frutta secca, sono due cose diverse, quindi quell'altra contiene proteine e grassi, l'uvetta invece contiene zuccheri, fruttosio, zuccheri della frutta principalmente. E quindi va da sé che io devo assumere 20 grammi di mandorle
insomma nocciole, noci, frutta secca, non ci deve stare l'uvetta perché contengono zuccheri, quindi proprio sono due cose completamente diverse. Quante volte ho detto frutta e quante volte ho detto essiccata e secca? Vabbè, comunque, piccola precisazione. E adesso vado giù, vado giù, vado giù, vedi che com'è. È arrivata la mia pupina, amore di mamma. Ciao, mammina. Ciao. Vuoi salutare tutti? Sì, una rimasina mamma. Madonna, quanto sei bella! Questo è il cane più dolce del mondo. E mi scombini tutti i capelli, mi sono fatta ogni riccio capriccio. Che bella mammina, che sei bella, che alza quella zampa, perché la mammina tua, che bellissima, bella, Madonna, quando sei cucciolosa, andiamo, 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 andiamo. Ragazze, sto cucinando, sto componendo il mio pranzo, adesso vi faccio vedere quanto tempo ci metto io per cucinare. Sarebbe meglio un tramezzino, ma insomma, noi cerchiamo di mangiare sempre sano, sano, sano. E comunque mi sto facendo riso basmati, adesso vi faccio vedere un nuovo metodo di come lo faccio veloce, semplice, sano e buonissimo. Ho messo già la pentola, le mitiche pentole che mi ha regalato mamma, che sto pulendo bene, le sto trattando bene, mamma. Amore, lei è sempre qua che mi osserva. E poi ho dopo ovviamente mangiare il pollo che ho già pesato circa 300 grammi. E poi una big insalatona. Toglietemi una curiosità, vabbè, qua è lattu, no, iceberg e cetrioli che ho tagliato. Toglietemi una curiosità, ragazzi, ma queste insalate nelle buste dice pronti da condire, ma voi veramente le mangiate così o le lavate? Cioè sono io che sono fissato, tra virgolette, io le lavo comunque, anche se sono nella busta, comunque sono abituata sempre a fare una sciacquata. Non uso prodotti, quelle robe, solo con acqua, però una sciacquatina ce la faccio, insomma, non mi fido anche se c'è scritto così. Fatemi sapere voi nei commenti come fate. Lei la pappina già l'ha avuta, è vero, mamma? Qua c'è la nostra amata stufa, la nostra amica del cuore, è vero, mammina? E adesso mangiamo, buttiamo, pesiamo il riso, 100 grammi e mangiamo. Ho preparato il mio banchetto, la mia tavola con tantissime spezie. Vabbè, l'acqua, la salsa di soia, che adesso vado a fare il pollo con la salsa di soia, tabasco immancabile, olio al peperoncino, sale rosa dell'Himalaya, pepe immancabile, altro olio e un uovo per fare il riso. Adesso vi faccio vedere. Ragazzi, questa fase è molto delicata. Mentre il riso cuoce, il piatto è pronto per accoglierlo. Wow, accoglierlo, ragazze! Qua c'è una padella, devo fare l'uovo in camicia, ma è un'operazione molto delicata perché qua sicuramente si romperà. Poi c'ho pure la videocamera, quindi vabbè, dove la poggio sta videocamera? Cioè devo complicare tutto, la metto così. Adesso vi prendo, aspettate che delicata la cosa. Oh, anche caduto il guscio dentro. Aspettate, aspettate. Oh mio Dio, ragazze, la cosa più difficile del mondo, ecco qua, mica me ne siete andate, eccovi. Cioè adesso praticamente si butta l'acqua come non fare l'uovo in camicia sopra e si deve fare una camicia. Ma a me se non serve sta camicia, ma come. Ecco qua, ragazze, praticamente il riso basmati con sopra l'uovo in camicia, che ovviamente la camicia è tutta scombina, è tutta maltrattata questa camicia. Spolveratina di sale rosa dell'Himalaya di pepe, olio extravergine d'oliva. Succede questa cosa qua. Oh, che l'uovo si rompe e va a sporcare tutto il riso ed è buonissimo. Provatelo, ragazzi, e poi sappiatemi dire ciao, mangio perché lo amo. Ciao, ciao, ciao! Colesterolo a go-go, giuro, è qualcosa di. Superlativo. Cioè, la semplicità, però è buono. Che mi piace vedermi mangiare a bocca aperta. Scherzo. Però è di un missimo, provatelo. Sorridi e stringi i denti. Tutto quello che mi importa è che di te un'altra volta. Il mio amore è differente. Non ha bisogno di per sempre, è la somma dei difetti, è tutto quello che vorresti, è che siamo ancora qui, è l'unica.
cacciatezza che ogni minore è differente. Non ha domande né risposte. Ed è vero ed che è quando vero, c'è quando ce n'è, puoi restare e fidarti di me. Di Nick. Ragazzi, ma meglio liscia o riccia? Non lo so. Pensate. Fidarti di me. Questo qua ce l'ho io. Grigio, maxi dress. Non è quello che ho io. Questo qua è quello che ho io grigio, da Alcott. C'è anche Brugna, bellino. No, questo è più piccolo in alto. Ma è una taglia che è diversa, il modello è lo stesso, vedi? Stiamo facendo un giretto, vero? Da Alcott. Ma questo è bello pure Brugna. In pratica mo sta scontato. Io per farmelo andare a maxi dress largo e lungo, l'ho preso M, quindi un po' più grande. Questo è stato il trucco. Tempo, ragazzi, ho fatto anche la spesa, come potete vedere. Questa è la mia spesa per una settimana, per una persona. Ho occupato anche lo stendino dei panni perché si era rotto e adesso l'abbiamo lasciato qua nel negozio, ma speriamo che nessuno si rubi la mia spesa, insomma. Lo metto qua, ma c'ho un po' paura, vi dico la verità. Speriamo bene, dai. Ciao carrello. Che stai facendo? Noi stiamo facendo la ricetta e tu ti mangi la Nutella. E parla di solito improvviso. No, non è Nutella, è la crema Novi. Praticamente, ragazzi, è vuoto. Però me lo sto leccando tutto, lo sto pulendo. Abbiamo fatto il video dei biscotti, vero Nancy? Abbiamo appena registrato la ricetta dei biscotti cioccolatosi con questa dentro, cioè tipo biscotti cookie alla Nutella, però versione sana, qualità style. Andate sul nostro secondo canale a vedere il video, mi raccomando, lo carichiamo tipo domani, dopodomani, prossimi giorni. Quindi una ricetta fantastica. Yummy! Ora si stanno cuocendo nel forno, non vedo l'ora di mangiarli. Mamma mia, che buono, che meraviglia. Qui ci sta meglio che si niente proprio. Oh, quanto sono brava, vi sfido. Se riuscite a mangiare, a pulire questo così pulito meglio del mio, avete vinto, ma non ci riuscirete. Oh, mamma mia, porcellaggine, adoro. Ragazzi, allora mi sto riposando 5 minuti, mi sono fatta questo trucco, wow. Cioè, non è da noi questo trucco, molto appariscente. Mi tolgo la mollettina, faccio vedere il mio look. Ogni riccio un capriccio e mi sono messa tutta la matita sugli occhi, che di solito non la metto mai, così ho fatto qualcosa di particolare perché devo uscire e infatti sto aspettando che mi vengano a prendere. Ho messo questo maglione troppo carino che l'avete visto nel videovlog, l'ho comprato da Stradivarius nell'ultimo videovlog, l'avete visto, non l'ultimo, forse il penultimo, mi ricordo, comunque quello là dello shopping. E niente, praticamente però non mi piace sto fatto che esce la maglia da sotto. Cosa si fa in questi casi? Cioè, è brutto che esce la maglia, però comunque fa freddo non mettere nulla. Quindi io ci metto i capelli davanti, così non si vede. E sto a posto, sono furba, amore mio. E niente, ragazzi, vi volevo dire due cose nel frattempo che aspetto che mi vengano a prendere. Perché negli ultimi video, non mi ricordo neanche quale, comunque è capitato che praticamente avete visto due posti a tavola, una cosa del genere, penso sia stato quello a suscitare un po' di dubbi, eccetera, di voci in giro, che ho letto molti voci in giro di persone che hanno detto che c'è stato un ritorno di fiamma col mio ex.
Io volevo dire che allora, nella vita mai dire mai, quindi tutto può essere. Io sicuramente non mi posso dire cosa, ovviamente nelle cose, cioè io quando mi emoziono le cose più importanti il mio naso cola, non so come sta cosa comunque. Quindi dicevo, mai dire mai, nella vita non si sa cosa può accadere, quindi io cioè, non posso dirvi da qua cioè in futuro cosa succederà, però se devo essere sincera con voi proprio e parlarvi a cuore aperto, non c'è stato un ritorno di fiamma col mio ex, quindi assolutamente, se no ve l'avrei detto, quindi non c'è stato un ritorno e non è tornato, non è tornato a casa, se no lo vedreste nei video, e quindi no, quindi smentisco. Amore, che c'è? Piccola, mi dai bacini? No, cioè improvviso impazzisce, quindi smentisco tutte queste voci. E niente, penso, ah sì, perché penso che siano arrivati, che devo uscire. Infatti lei quando sente la macchina subito, che viene qualcuno, subito impazzisce. Quindi adesso vado. Vi piace il mio look? Fatemi sapere se vi piace questo trucco. Lo so, io la matita non la mettevo da secoli, però insomma è carina. L'ho setto nude per compensare, che se era troppo apparisce. My way, la way to fade. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. Amore, mamma è tornata. È tornata la tua mammina. Tu hai dormito tutto il tempo qua, amore di mamma. Come sei dolce con questo musettino. Sei bellissima, mamma. Mi dai un bacino? Una mosca, amore, che sei bella. Cicci, tornate a mamma. Scusate, sto un po' sconvolta che sono appena tornata a casa dalla serata. Adoro. Non si cassi uno, mamma mia. Dai, mamma. Hai tifo, mamma. From behind. Dun, 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 dun. Questa canzone subito, perché avevo fatto anche degli snap, degli Instagram story, una cosa del genere, e mi avevate chiesto. Allora, invece di dirvelo, ve lo faccio vedere direttamente, facciamo prima, se sicuramente sbaglio la pronuncia. Questa è la canzone che ho, c'ho la mia playlist dei preferiti, e dove metto tutte le canzoni più belle, dove sia quelle un po' strappalacrime tipo così da piangere, sia quelle dove mi scateno a fare balletti. Comunque ragazzi, adesso mi devo andare a struccare e a dormire, anzi no, che dormire, devo montare il video, magari. Allora devo montare il video, struccarmi, farmi una tisana e andare a dormire, che tra l'altro mi sono abbuffata di schifezze stasera e non doveva succedere. Non doveva succedere, ma sti cazzi. Quindi ragazze, quindi io vi saluto. Ah, a proposito, casomai me lo doveste chiedere perché già so. Che sei uscita col tuo ex fidanzato? No, non sono uscita con il mio ex fidanzato, non sono uscita con un nuovo fidanzato, sono semplicemente uscita con un mio amico. Posso avere un amico?
Sto scherzando, comunque la verità è uscita con un mio amico che da un sacco di tempo mi chiedeva di vederci, di uscire, quindi ho passato una bellissima serata e io vi mando un bacio grande, mi raccomando se vi è piaciuto questo video, se mi volete bene lasciatemi un bel like e vi mando un bacio grandissimo, io e la Pupi, Pupi, saluta a tutti, ciao ragazzi, vi vogliamo bene.